Ragazzi, è finalmente arrivato un nuovo trailer di Origin. Sono in super mega hype. Di fatto non ho fatto neanche la live questa mattina, perché oggi usciranno ben due video su Origin. E ragazzuole, mi raccomando, non perdetevi, lasciate like, non so in che orario usciranno, ma usciranno due video. Questo è il primo, che uscirà il prima possibile, della reaction al trailer, mentre il secondo parlerà di tutto il resto, tutto quello che c'è dietro, tutto nel dettaglio. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel like, iscrivetevi, e finalmente dopo 8 mesi un nuovo trailer di Origin. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi su Origin. Bentornati ragazzi, sono super hype. Stanotte sono uscite tutte le cose. Ovviamente non ho potuto registrare il video prima, ma ragazzi, sono qua, siamo qua per vedere insieme questo fantomatico trailer, questo fantomatico gioco che si prospetta essere una bomba. Io già ho visto qualche screen in giro, perché automaticamente, per crearmi, no, tutte le linee guida da seguire nei vari video, ho già visto un po' le screen. Però raga, è assurdo, è veramente assurdo. Vi chiedo per favore di lasciare un bel like, di supportare al massimo questa serie, perché finalmente dopo 8 mesi Origin, 7DS Origin, il gioco che tutti quelli che amano gran cosa stanno aspettando, e anche tanti altri. Quindi non dilunghiamoci troppo in chiacchiere, e direi di vedere insieme per la prima volta, la first reaction, il trailer. Dura ben 2 minuti, e da quello che ho capito si vede tutto, dal gameplay a tanti altri personaggi, a Escanor, a forse pure OC, a il demone originale, a forse le pull. Si vede ogni cosa, è assurdo. Iniziamo, 3, 2, 1, via. Ok. Ok. Ma cosa cazzo? Ma cos'è? Ma che... Oh, che bello! Porco due! No, raga, ma che sto vedendo? Vabbè, a parte il fatto che siamo Tristan, ma non capisce. Che siano le pull queste? Bello! Ma che cazzo di figata è? Ma... Belli tutti gli scenari! Agli enigmi! Figata! Figata! Palesemente i boss di Genshin Impact! Chi è quella? Beh, me la scura! Ma chi è? No, raga, è assurdo. Ma che figo è! Ma che cazzo di trailer hanno fatto? Tra l'altro mi sembra che sia leggermente cambiato il logo. Questo non era così il logo di Origin. What the fuck? Che cazzo hanno tirato fuori? Assurdo! Ma che cazzo hanno tirato fuori, raga? Ma la scena finale dove c'è il liperraggio del demone originale, porco due, e arriva Escanor dal cielo con quella musica che carica a manetta. No, raga, what the fuck? Allora, innanzitutto lo riguardiamo.
lo riguardiamo un'altra volta fermandoci su delle macro cose, ok? Beh, è pazzesco, eh? È assurdo, ovviamente non ve lo sto neanche a dire. Oggi pomeriggio in live, ragazzi, ci riguarderemo e la prenderemo tutta praticamente per l'analisi di Origin. Non me ne frega un cazzo. Oggi guarderemo tutto da capo, ragazzi. Davvero, ricordo che ci saranno due video a riguardo, perché di cui parlare ce n'è veramente, veramente, veramente tanto. Questo è semplicemente la reaction e il analizziamo il trailer. Nel secondo analizzeremo altre cose, ok? E parleremo anche di altro. Comunque, raga, ditemi, tra l'altro ne approfitto per dirmi nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è una mina allucinante. Comunque, ripartiamo. Tra l'altro vediamo subitissimo un po' il mondo da un'altra prospettiva. Vediamo Camelot, vediamo gli ORS, vediamo tante tante belle cose. Vediamo anche una torre a destra che voi non vedete perché c'è la camera sopra. Però vediamo una torre che magari potete vedere da... No, non la vedete, va bene comunque. Qua vediamo un attimino un po' più in lontananza, un po' il mondo. Vediamo innanzitutto... qua vabbè c'è Melodas che cammina un po', vediamo il contesto di Lionessi che potrebbe essere un po' la mostra della situazione, ok, parlandoci un po' in termini di Genshin impactiani, ok, e vediamo tra l'altro che c'è molta più vita, ovviamente non ve lo sto neanche a dire, potrebbe sicuramente il gigante era un evento programmato per fare il trailer figo, ok, sicuramente il gigante o c'è e cammina però non possiamo interagirci, oppure semplicemente cammina, possiamo parlarci e basta, oppure non c'è nemmeno, quindi alziamo le mani al cielo e preghiamo che ci sia almeno lui che cammina, perché ovviamente crea un contesto, crea uno scenario, crea un'atmosfera molto più viva, vedere un gigante che cammina per la città, figata assurda, anche se poi va solamente avanti e indietro magari, molto molto bello ragazzi. Ovviamente, qua c'è la scena del gigante, non so che gigante sia, probabilmente uno inventato, non lo so. Tra l'altro, il gioco, ragazzi, è allucinante, cioè prende veramente tantissime, tantissime cose in un trailer solo. Ovviamente saliamo sopra, qua ci fa vedere un po' la prospettiva dall'alto, vediamo una città molto più viva di quella che è una città di Genshin Impact o anche tipo di Tower of Fantasy. Qua vediamo vari gameplay, tra l'altro gameplay di Gother che non avevamo visto, avevamo visto solamente alcune cose del di Merlin, di King, ma di Gother no. Come al solito Escanor se lo tengono in saccoccia perché i personaggi più hype di conseguenza se lo tengono sempre in saccoccia. Qua vediamo il gameplay, ma comunque questo nel dettaglio lo analizzeremo nel secondo video. Qua vediamo ragazzi una specie di boss fight contro questo mostro che si genera tramite tipo delle rune, cose del genere, non lo so, c'è questi simboli addosso molto 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 fighi, si genera. E poi ragazzi vediamo una cosa che io appena l'ho vista sono rimasto a bocca aperta, raga, guardate l'acqua, appena l'ho vista sono rimasto a bocca aperta. Questo è gioco, non è una cazzo, questo è gioco, non è una cazzo, il gioco sarà così. E il gioco sarà così, raga. Ma lo vedete o no la bellezza? Cosa cazzo hanno creato Genshin Impact? Levati dal cazzo. Ma tranquillamente. Ma lo vedete o no, ragazzi, che grafica che ha? Ma che cazzo sto vedendo, raga? Cosa cazzo hanno creato? Cosa cazzo hanno creato? Ecco qua le torri che vi dicevo prima, che si intravedevano dalla schermata... Da Leonesso, no? Si vedevano queste torri. Non so che torri siano. Sembrano tipo torri di vedetto o di mulini. No, nemmeno. Non lo so. Però vabbè, sono queste torri. Non mi sembra di averle mai viste nell'anime. Comunque nel manga. Non ho questo ricordo. Per caso ditemelo voi. Poi c'è questa scena. Qua bisogna vedere se è una cazzo in programma. Sì, è una cazzo in questa. Però bisogna un attimino vedere. Perché Hawk che si trasforma è molto molto figo. Cioè, per esempio, l'hanno fatto anche un po' come Pokémon, quello che si è visto su Pokémon Scarlatti e Violetto, nel senso nei vari trailer, cioè il Pokémon che corre e poi si salta e vola, ok? Quindi non è una novità. Potrebbe essere essenzialmente la stessa cosa, che c'è la Mount che corre e poi vola e cambia semplicemente skin e diventa Hawk, quello lì, Hawk Manta diventa, tra l'altro. Hawk Manta che richiama per appunto quello che dicevamo ieri in live, che è Hawk Manta fa essere su Gun Cost. Vabbè, comunque parte le cazzate, è molto molto carino. C'è questa scena dove si butta nell'acqua, questa scena dove pesca. E ragazzi, anche guardate l'acqua, ma che cazzo è, raga, è allucinante, a livelli assurdi.
veramente c'è una cura questo gioco, ma poi una pienezza, cioè io voglio questo, un mondo pieno, guardatelo, un mondo pieno, cazzo, un mondo pieno, mi sembra di essere su Immortal Phoenix Rising, porco due, fighissimo, fighissimo, fighissimo. Poi c'è lo scontro contro il... l'Albion, che vince in Minota, se non sembra essere il pull, ma sembra essere il pezzo della storia, non lo so nemmeno io alla fine dei conti, però molto molto figo. Poi qua c'è questo skin di Minotaur che avrete sicuramente visto in copertina, perché va messo in copertina per forza. Poi qua ci fanno vedere vari scenari, questa è un po' una palude se così vogliamo, molto bella ragazzi, assurda pure questa. Vediamo dei mini mob, ok? Poi abbiamo questa, abbiamo anche l'altro scenario con altri mob, che sono praticamente quelli classici di Genshin Impact reskinati, che per uno che magari gioca Genshin li trova familiari, è simile ovviamente in parte reskin. Questi sono dei mini puzzle game da risolvere, va bene, carini, nulla di eccezionale. Poi qua troviamo dei boss in un mondo, di una specie di caverna, che non so perché al primo impatto mi ha ricordato molto in canomiglia di Genshin Impact, mi ha ricordato, però comunque ci sta. Una boss fight dentro la caverna, molto bella, tra l'altro guardate là sopra ragazzi, cioè là sopra quel focolare, cioè è completa Genshin Impact, cioè io lo dico, l'ho detto fin dall'inizio, è completa Genshin Impact questo gioco, tutto e per tutto, è proprio copiato, è copiato in tutto e per tutto, però quando si copia bene è una cosa positiva. Poi abbiamo questo C che non si capisce chi sia, cioè sinceramente io non so chi sia, sembrerebbe essere una fata, potrebbe essere il personaggio che noi ci creiamo, perché potrebbe anche essere così, chissà. Poi abbiamo Tristan che combatte, qua è l'arrivo del demone originale in teoria, eccolo qua, bellissimo pure questo, perché tra l'altro secondo me l'hanno messo per richiamare il discorso del ehi, questo è il contorno di Ori di Grand Cross, quindi c'è anche tutta la roba che è presente sul Grand Cross, perché fa vedere il demone originale ora è sicuramente un rischio. E poi abbiamo per appunto l'arrivo di Escanor con questa ascia dal cielo, che non si vede Escanor, però che arriva con questo iperraggio, non si sa che cazzo sia. Va bene, comunque molto molto figo il trailer, bellissimo, finalmente si è stata una novità. E ragazzi, aspettatevi un secondo, è il pomeriggio, intanto sono super mega hype, un secondo video dove parleremo ancora di questo trailer nel dettaglio, analizzando per bene tutti gli screen. Quindi questo è sicuramente un video reaction, un video veloce, un video primario. Poi arriverà il video approfondito su tutte le parti interessanti. Detto questo ragazzuoli, un bel like, davvero, cerchiamo di superare i 350, perché questo video se lo merita. Iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e sinistra, qua sopra nelle schede. Vi ricordo, sfida, sub entro il 24 per farmi comprare una resina scelta da voi. Se avete Amazon Prime venite a farlo, perché mi farete comprare e spendere 300 euro essenzialmente. E tutto questo, let's go, boys! E ciao a tutti, raga! Suali!